Salve a tutti, in questo video cercherò di spiegare cos'è il rotore in modo intuitivo. Cercherò anche di dare una spiegazione intuitiva della formulazione matematica, cioè come mai la formula del rotore è proprio questa qui scritta a schermo. Per capire bene il video bisogna conoscere i vettori, i campi vettoriali, in particolar modo la regola della mano destra, e inoltre le derivate, in particolare le derivate parziali. Detto questo, passiamo subito alla prima domanda, cioè cos'è il rotore? La definizione che darò io del rotore non è matematicamente rigorosa, ma dà una migliore idea del significato del rotore. In pratica, avendo un campo vettoriale, chiamiamolo A, come quello disegnato sullo schermo, il rotore del campo A è a sua volta un campo vettoriale, che possiamo chiamare campo vettoriale B, in cui il vettore associato alla coordinata x1, y1, z1 rappresenta il verso e l'intensità di rotazione che subirebbe un bastoncino infinitesimo posto nel campo A, sempre nelle coordinate x1, y1 e z1. Supponiamo che i vettori che ho disegnato rappresentino le velocità di un fluido. E supponiamo che questa distanza sia una distanza infinitesima dy. Se noi poniamo questa coordinata un bastoncino infinitesimo, si capisce subito che questo qua si muoverebbe, diciamo, verso ascisse maggiori e allo stesso tempo anche ruoterebbe in senso orario. Questa rotazione oraria è proprio quella che vuole indicare il rotore. In pratica, il campo B, che è il rotore di A, in questa coordinata qui avrebbe un vettore entrante nello schermo che indichiamo con una x, e questo vettore indicherebbe proprio la rotazione oraria che subirebbe questo elemento infinitesimo se fosse posto nel campo A di partenza. La rotazione ovviamente è indicata da un vettore seguendo la regola della mano destra, infatti se prendiamo il pollice della mano destra e lo poniamo verso lo schermo, si capisce subito che le altre dita indicano una rotazione oraria. Quindi, per ripetere, se B è il rotore di A, allora i vettori del campo B rappresentano la rotazione che il campo A genererebbe su un elemento infinitesimo posto nel campo stesso. E quindi per ogni coordinata il campo B rappresenta la rotazione che subirebbe questo elemento infinitesimo posto nelle stesse coordinate nel campo A. Il campo B, o meglio il rotore, è a sua volta un campo vettoriale, perché la rotazione potrebbe essere diversa in base alla coordinata in cui ci poniamo. Se prendiamo per esempio un altro campo vettoriale, come questo qui, in cui i vettori del campo hanno solo una coordinata, o meglio una componente in direzione x, che è rappresentata da questa espressione, e questa componente x dipende solo dalla coordinata y, i vettori saranno come disegnati in figura, cioè qua vedete che ha un'intensità di 3, qua 0, meno 1, 0 e di nuovo 3, e diciamo, i vettori hanno un andamento parabolico dovuto proprio all'espressione. Si capisce subito che se noi ci mettiamo in questa posizione qui, mettiamo sempre questo elemento che bisogna sempre ricordarsi essere infinitesimo, questo elemento subirebbe, diciamo, una coppia dovuta a questi due vettori, e quindi questi due vettori causerebbero una rotazione antioraria che verrebbe indicata da un vettore del rotore uscente dallo schermo. Infatti, se mettiamo il pollice verso fuori,
le dita indicano una rotazione antioraria. In questo punto invece disegniamo un altro elemento infinitesimo. La situazione sarebbe diversa perché qui agirebbe un vettore nella direzione positiva di x, qui in direzione negativa, e quindi la rotazione sarebbe oraria, e quindi il vettore del campo di rotore sarebbe entrante a indicare proprio una rotazione oraria. Per questo, diciamo, si usa la notazione vettoriale per indicare la rotazione, anche perché non solo il verso può cambiare, ma anche l'intensità della rotazione. Questa, diciamo, è l'intuizione fisica del significato del rotore. Adesso invece spiegherò l'intuizione che sta dietro la formulazione matematica, cioè come mai la formula di quel campo B che rappresenta la rotazione del campo A è proprio questa qui. Per capire questo, prendiamo di nuovo il campo di prima, che era all'incirca questo qui, questi vettori che aumentano. Abbiamo detto che se noi mettiamo un bastoncino in questa posizione qua, sempre tenendo conto che questa sia una distanza infinitesima, il bastoncino si sposterebbe in questo modo e quindi subirebbe una rotazione oraria. Questo perché? Questo perché praticamente, spostandoci in direzione y, cioè se la coordinata y aumenta, la componente x dei vettori, quindi a di x, aumenta. Questa condizione può essere espressa con una derivata parziale de a di x su de y è maggiore di 0. Questo proprio significa che spostandoci verso ordinate maggiori, la componente x dei vettori aumenta. Quindi questa condizione qui genera, diciamo, una rotazione oraria. Ma c'è anche un altro caso in cui si può generare una rotazione oraria. Praticamente prendiamo quest'altro tipo di campo, fatto in questo modo, anche questo qui, se ci mettiamo qui, si sposterà in questo verso, però comunque la rotazione è sempre oraria. In questo caso la rotazione è dovuta al fatto che, spostandoci lungo l'asse x, la componente in direzione y diminuisce, quindi dA di y su dx è minore di 0 perché diminuisce. Quindi queste due condizioni contribuiscono alla rotazione oraria che il campo genererebbe. Adesso, ricordando che la terna degli assi va sempre scritta con la regola della mano destra, quindi pollice x, indice y e z, dito medio uscente dallo schermo, la rotazione con la regola della mano destra oraria è rappresentata da un vettore entrante nello schermo e quindi direzione di z negativo. Quindi, in sostanza, i due termini calcolati precedenti devono contribuire alla componente z del rotore, ma in senso negativo, perché la rotazione oraria è rappresentata da un vettore in direzione z negativa. Quindi, se B è il nostro campo di rotore, la componente z, quindi B di z, sarà, diciamo, meno dAx su dy meno dAy su dx. Questo meno qui è dovuto al fatto che, come abbiamo appena detto, la rotazione oraria è in direzione negativa di z. Poi c'è il primo termine e il secondo termine invece ha un meno davanti perché
solo se la derivata è negativa, allora questa variazione contribuisce a una rotazione oraria. Se noi adesso semplifichiamo l'espressione, otteniamo proprio dy su dx meno dax su dy. E questo qua è proprio il termine z, yx, xy. Analogamente si può ragionare anche per i piani xz e yz, quindi ricavare l'espressione del rotore nella componente x e y. Prima di concludere, è importante fare una precisazione. Il rotore lavora a livello infinitesimo in quanto è un operatore differenziale, quindi rappresenta la rotazione infinitesima, se vogliamo è una rotazione a livello microscopico e non va confusa con un'eventuale rotazione, diciamo, macroscopica. Per capire meglio questo concetto, vi mostro due esempi di vortici con due GIF prese da Wikipedia. Ecco una, ecco l'altra. In pratica, il vortice che vedete a sinistra è rotazionale, in quanto oltre alla rotazione macroscopica dovuta al vortice, le singole palline che vengono trascinate dal vortice ruotano sul proprio asse. Infatti, se vedete il trattino, la lineetta bianca è segnata proprio per mostrare questa rotazione. In questo caso, il rotore del campo che rappresenta il moto, le particelle che compongono il vortice, è diverso da zero. In questo caso, invece, quello di destra, il vortice è detto irrotazionale perché, sebbene ci sia, diciamo, questa rotazione a livello macroscopico, le palline non ruotano su se stesse, sul proprio asse, come potete vedere dalla righetta bianca, e quindi. E questo è dovuto proprio al fatto che il rotore è in ogni punto diverso da zero, e quindi le palline non ruotano sul proprio asse, però comunque compiono un moto circolare. Questo è quanto. Per maggiori dettagli farò altri video riguardo il rotore, tra cui sicuramente uno in cui calcolerò il rotore dei due vortici appena visti, in modo da dimostrare che effettivamente nel caso irrotazionale, il rotore è sempre nullo. Come sempre, per qualsiasi domanda, lasciate un commento, scriveteci a we.learn.academy@gmail.com. Grazie per l'attenzione e alla prossima!